La narrazione di Luca dell'entrata di Gesù nel Tempio, della sua presentazione, pone accanto al vecchio Simeone un'altra protagonista. Si tratta di Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser. Anche lei è in attesa dell'incontro con Dio, così come l'anziano Simeone. Dice Luca che lei non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Anna si prepara a incontrare il Signore, perché incontrare Dio non può essere semplicemente l'atto mosso da spontaneità. Incontrare Dio necessita nella nostra vita di una debita preparazione. Anna lo fa notte e giorno con digiuni e preghiere. È un'attesa che muove tutta la sua vita, che orienta la sua esistenza, che le permette di riconoscere l'arrivo del Signore davanti a lei. E anche per lei, come per l'anziano Simeone, l'incontro con Gesù genera un canto di lode, genera una benedizione. Allora impariamo da Anna a saper aspettare il Signore con pazienza. Impariamo da Anna a prepararci a questo incontro con la preghiera notte e giorno, con la rinuncia qualche volta a parte della nostra vita per creare il giusto spazio perché il Signore possa entrare. E impariamo anche noi da Anna a saper cantare l'incontro con Dio, così come ha fatto lei, così come prima di lei ha fatto la Vergine Maria, così come dopo di loro hanno fatto tanti credenti che hanno saputo lasciare spazio nella loro esistenza al Signore che viene.